Ferro Azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46. E fammi sapere come aprono le opzioni. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche. Su RTP. Gli spazzasoldi vanno e vengono con ogni mercato al rialzo. I sistematici, i seri, superano ogni ribasso. Ed eccoci, sono le 10, Mister Trend, buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buona settimana Simona, tutto bene? Bene. Ma sì, sì, direi sì. Di sì, un po' di altalena di borsa, ma di questo parleremo soltanto dopo. Permettetemi di fare una cosa così molto familiare, un salutino a Mrs. Trend che è a casa con 38.2, non è una quotazione di un titolo, ma poverina c'è a casa con la febbre, quindi... Un abbraccio a Mrs. Trend. Un saluto Mrs. Trend, un saluto grande. Io direi a questo punto, visto che dicevi che ci sono movimenti in borsa, io me ne lavo un po' le mani e le lancio la palla al nostro ospite di oggi. Buongiorno Francesco Caruso. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un piacere essere con voi ancora una volta. Beh, ormai qui ti abbiamo preso nella rete, come si dice, per cui ogni tanto ti veniamo, facciamo gli stalker e ti chiamiamo Francesco. Fantastico, va benissimo. Allora, Francesco Caruso, l'avevamo presentato l'altra volta, è esperto di strategie di investimento e ha vinto numerosi premi sia nazionali che internazionali, vicepresidente SIAT, poi ci sono tantissime altre qualifiche, ma poi mi piace anche ricordare che è il fondatore e amministratore unico della Market Risk and Management e con il sito www.ciclimercati, ecco. Io sul posto ho scritto continuo le chiacchierate con Francesco. In effetti l'altra volta, bellissima la definizione rischio rendimento sui titoli obbligazionari, mi sembra che potrebbe essere il reddito fisso un po' un leitmotiv che continua. Siamo costretti ad aumentare la nostra propensione al rischio perché sti benedetto reddito fisso non ci dà soddisfazione. Ma noi dobbiamo evolverci, dobbiamo cambiare la nostra struttura di investitori, dobbiamo diventare degli investitori più intelligenti e più consapevoli, il che non significa degli investitori più rischiosi, ma significa che dobbiamo capire che il passato è passato e il passato potrebbe non tornare più e quindi quei rendimenti, fammi dire, grassi e facili a cui ci avevano abituato i titoli di Stato per tanti anni, semplicemente adesso rischiano di non esserci più e rischiano anzi di diventare, se non vengono trattati con la giusta cautela, addirittura dei fattori controproducenti per il nostro rendimento di portafoglio. Ecco, come fai a coniugare il discorso di dire affronto nuovi mercati e comunque gestisco lo stesso rischio? Cioè mi sposto dall'obbligazionario, vado sul azionario, com'è possibile, ecco, avere una gestione del rischio accorta e non andare alla mercé di notizie, l'amico del bar che mi dice c'ho io un titolo buono da darti? Perché vedi, tu nella tua sigla metti un pezzo di quel magnifico film con Michael Douglas, no? Assolutamente. E se uno vede quel film pensa che la borsa sia un gioco. La borsa non è un gioco, la borsa è sbagliato chiamarla borsa, è un investimento in un altro tipo, un'altra tipologia di asset, e secondo me bisogna sfatare due o tre luoghi comuni, il primo dei quali è quello del concetto del rischio. Cioè la maggior parte degli investitori italiani per rischio negli ultimi 20 anni hanno inteso solo e soltanto quello del differenziarsi tra il comprare il BTP a 10 anni piuttosto che non il CTZ a un anno. Ecco, magari bisogna cercare di capire che negli ultimi anni, per fortuna, le cose sono cambiate, c'è un'evoluzione dovuta anche all'aumento della professionalità del settore del risparmio gestito, ma l'investitore che fa da sé deve comunque cercare di darsi un'altra botta in avanti, un'altra spinta e di cercare di cambiare ancora una volta un pochettino livello di conoscenza. Quindi ecco, allora le nuove leve in effetti su certe volte mi viene a dire che forse in molti casi si combatte quasi contro i mulini a vento, cioè mi spiego,
Allora, le persone con i capelli bianchi non abituati a tassi a due cifre e quindi fanno fatica a spostarsi. Le nuove leve che potenzialmente potrebbero essere entrare sul mercato nuovo e quindi non aver più quel ricordo passato, poi si beccano le pubblicità sui vari social oppure su internet, dove stai lì mentre la moglie dorme o l'amorosa dorme, tu ti colleghi al computer, guadagni 3.000 euro a settimana, chiudi bello pacciarotto e poi vabbè, magari avrai problemi con l'avvocato che ti arriva una denuncia, però cioè dalla moglie chiede la separazione, però cioè è veramente difficile a questo punto fare una vera educazione finanziaria. Non è facile perché come prima cosa bisogna spiegare all'investitore italiano che l'Italia è una micro parte del mondo e che quindi lui deve pensare globale, ma deve veramente pensare globale. Faccio un esempio pratico per farmi capire. Sì. Investire in azioni non significa andare a investire su un titolo della borsa italiana, significa andare a comprarsi uno strumento che può essere un ETF, un fondo o ancora meglio una piccola selezione di ETF e o di fondi. Sì. Che investono sui mercati azionari globali. Questo è il primo passo. Ma perché bisogna farlo? Bisogna farlo perché sicuramente i mercati obbligazionari non potranno rendere nel futuro quello che hanno reso nel passato. È un'illusione. Se noi dovessimo pensare a dei tassi che ritornano ai livelli che dicevi tu prima, sì, cioè quelli che anche io ovviamente mi ricordo. E allora anche te i capelli un po' bianchi, allora Francesco. Sono in questo momento lontanissimi dalla realtà. Dovremmo pensare a una crisi globale enorme. Sì. Per ritornare ai tassi dell'epoca. Sì, perché in effetti a questo punto se il tasso mi si alza nel momento in cui il mio paese è meno sicuro, per ritornare, visto che comunque forse zona euro ci dal lato tasso ci permette forse di avere tassi più bassi, a questo punto sarebbe una crisi veramente forte. Per, non sto discutendo Italia dentro, Italia fuori dall'euro, non è tema di Mr. Trend, però questo è sicuro. C'è allora forse, io alcune volte dico che nel momento in cui il risparmiatore fa anche un approccio di rivolgersi, facevi esempio ecco, dei fondi comuni per esempio, guarda sempre, si approccia sempre guardando lo specchietto retrovisore, cioè guarda cosa hanno fatto e quindi si arriva quasi sempre in ritardo sul pezzo? È un'osservazione giustissima, il paragone con lo specchietto retrovisore è perfetto. Nel senso che se uno guarda nello specchietto retrovisore non succede niente fino a che non c'è una curva. Nel momento in cui c'è una curva però succede qualcosa. Le curve sul mercato sono le inversioni di tendenza di medio periodo che chiaramente possono essere gestite soltanto da un professionista, non certamente da un investitore fai da te. E men che meno, e tu dici una cosa giustissima che io sposo personalmente in pieno, quando parli del pericolo latente enorme di tutto questo marketing online che c'è sulla possibilità di guadagni facili. Io non entro nel merito perché magari lo faremo in un'altra trasmissione, ma è veramente qualche cosa di pericoloso che può rovinare le persone. Perché poi forse rovina le persone e rovina anche il mercato, cioè poi diventa... Io che sono, diciamo che posso avere l'1% di preparazione in più della media, posso capire poi, nonostante quello che vedo, chi è poi capace. Ma magari la persona che fa tutt'altro mestiere e quindi non ha la competenza giusta, se poi sente o vede queste pubblicità o sente queste esperienze, poi probabilmente fa fatica ad avvicinarsi anche al vero professionista che invece fa il suo mestiere con criterio e con professionalità. Un'osservazione che condivido in toto, veramente. A questo punto, allora, l'avete un po' capito, è un po' il filone anche di Mr. Trend, ecco, farvi ascoltare persone che chiaramente ecco, si occupano di mercati professionalmente e hanno, viene a dire, lo dico io, ecco, quindi non metto di mezzo Francesco Caruso, la libertà di dire compra questo, compra quell'altro, stai fuori senza nessun problema di dover gestire denaro a un certo punto. È una frase che butto lì, poi la andremo a riprendere.
Io ho visto una cosa su quello che stai dicendo te, chiedo un attimino una conferma a te. Hai vari portafogli che gestisci e ne ho visto uno che si chiama Global Asset Strategy, dove in effetti c'è Equity 42,75, poi titoli governativi 10 anni 12,50, bond ad alto rendimento 6 e cash, che vuol dire liquidità, 38,75. Esatto. Dico sempre che i soldi, la liquidità non è come lo yogurt che scade, cioè possiamo tenerla lì la liquidità. Mi spari un po' di questa tua strategia? La liquidità vedi, è un asset importantissimo. Un vero gestore sa che la liquidità non è una non scelta, ma è una scelta precisa. Perché? Perché se non c'è niente in giro che abbia valore, tu non devi forzarti a cercare qualche cosa che ha valore. Devi avere la pazienza certosina di aspettare fino a che il mercato non esprime di nuovo un valore, e a quel punto devi avere la possibilità di andarlo a cogliere come? Investendo la tua liquidità. Ecco, a questo punto in effetti non so se sono stato troppo complicato in no senso. Adesso lo riprendiamo, ma in questo momento, allora, a questo punto, che forse mi serve poi per spiegare meglio questo concetto, cioè nel momento in cui noi vediamo borsa americana sui massimi, dove mi sembra che ci sia in giro tanto ottimismo, comunque tu tieni in un tuo portafoglio, vado a Spanex, leggermente meno, ma quasi il 40% di liquidità. Quindi i tuoi segnali non sono tutti completamente ottimistici, come se io aprissi il giornale e leggo record. No, non è che non sono ottimistici, anzi io ti devo dire che proprio il portafoglio che tu hai citato, che è un portafoglio mutevole, quindi non è un portafoglio statico, sì, ha raggiunto quasi i suoi livelli massimi consentiti dalle regole che ha dentro di azioni. E quindi in realtà è già da tempo, già da alcuni mesi è investito, prima ad esempio che ci fosse il rialzo di novembre-dicembre era già investito in azioni italiane, mercato italiano, non singole azioni italiane, sì. E chiaramente ha beneficiato. Adesso nessuno di noi può sapere quanto dura questo tipo di movimento, però una cosa è certa, scusami. Vai. Una cosa è certa, e cioè che certi mercati sono cari, ma ci sono anche pochissime alternative, e soprattutto le alternative in questo momento sono da cercarsi più in una strategia magari che utilizzi da un lato la parte più rischiosa del mercato, cioè le azioni, e dall'altra la parte più conservativa, cioè la liquidità, il brevissimo termine. Perfetto, quindi a questo punto questo vuol dire che anche il nostro ascoltatore, nel momento in cui ha appunto dei denari, non deve per forza a questo punto fare o tutto in borsa o tutto nel reddito fisso, ma ha una sua percentuale di predisposizione ad affrontare alcuni mercati dove a questo punto la può rinegoziare. Assolutamente. È sbagliatissimo pensare di fare 100 da una parte, poi 0, poi 100, perché si corrono dei rischi in termini proprio di volatilità, di possibilità di perdita del portafoglio, che sono elevatissimi. Quindi tu dici, piuttosto che avere punte estreme e grosse perdite, preferisci avere magari punte meno alte di performance, ma sicuramente una gestione di quel che sono le perdite molto più accorta e molto più oculata. La prima regola per un investitore, la prima di tutte, deve essere il controllo del rischio e evitare la grande perdita. Perché se tu da 100 perdi 50, rimani con 50, ma se da 50 riguadagni la stessa percentuale che hai perso, cioè 50, sali solo a 75. A questo punto è giusto anche dire quali possono essere i servizi che tu riesci a dare al, io dico piccolo risparmiatore, perché so che poi hai servizi per anche per fondi, per investitori istituzionali, quindi questo forse non è il nostro target come ascoltatori in questo momento. Per i piccoli risparmiatori hai dei servizi che il risparmiatore può seguire e quindi avere una spalla o qualcuno di fianco con cui gestire il proprio denaro? C'è
Certo, noi abbiamo un servizio, un'attività che viene svolta prevalentemente online, poi anche attraverso tutta una serie di strumenti tipo webcast, webinar, che quindi mantengono un contatto aperto sempre molto diretto con tutti i membri di questa nostra piccola ma consapevole community. Io cerco di fare educazione finanziaria e tu lo sai, sì. Tu lo sai perché hai visto anche quello che io faccio normalmente. Quindi non cerco soltanto di dare i consigli per l'investimento, come si dice, cotti e mangiati, ma anche di spiegare all'investitore perché deve muoversi in un certo modo. Sì, io in effetti ho visto il lavoro creato, è veramente, cioè, c'è tanta carne, ecco, non è la letterina da, non so, una pagina e mezza, se c'erano i temi quando si andava a scuola, ecco, il lavoro è molto. È anche giusto, ecco, forse io stesso alcune cose sono veramente professionali, quindi quasi difficili, però chiaramente c'è tanto, ecco. È un po' il concetto, allora, a questo punto, che questa consulenza indipendente, cioè non sei legato all'azienda A piuttosto che all'azienda B, facevi l'esempio, ecco, di prima di ETF piuttosto che di fondi comuni, quindi non è un discorso che tu devi spingere quell'ETF o quel fondo comune. L'unico mio asset, l'unica cosa a cui sono legato io, è la soddisfazione dei miei sottoscrittori e basta. Questo perfetto, allora. Mi dici quale può essere, ecco, il tuo approccio e che può essere, ecco, seguito, oppure quale può essere il consiglio per il radioascoltatore di come può essere una gestione di quello che è la parte più psicologica, però nel momento in cui io mi avvicino a un mercato più a rischio, oppure quale può essere il tuo consiglio, visto che comunque di risparmiatori ne hai sentiti e visti tanti e ne vedi tanti, quale può essere, ecco, salvo, ecco, che non c'è la ricetta per tutti, però per poter avvicinarsi e non avere questa ansia o paura adesso della persona, adesso sale o non scende, qualche così spunto di riflessione. Ma è chiaro che la gestione della parte psicologica è fondamentale, anche perché ognuno di noi deve fare quello che si sente veramente dentro di fare. Cioè un investitore tranquillo non si può improvvisare trader e viceversa. Ci vuole quindi un supporto, secondo me è importante che la gente impari non soltanto a subire le informazioni, ma anche a cercare di crearsi un punto di vista attraverso che cosa? Attraverso una parte, diciamo così, anche non semplice, di accrescimento culturale nel campo dei propri soldi. Ci sono molte persone che io conosco e stimo profondamente, che sono nel loro campo dei professionisti, degli imprenditori veramente eccellenti, ma come investitori sono dei bambini. Ma tu dici, è una mancanza di tempo, un mercato che forse ci è sempre stato presentato come un qualcosa riservato a pochi, quindi, oppure un mercato dove se non hai l'amico che ti dà l'informazione non passa, cioè è un problema che, anche perché forse c'era un perché nel tenerci ignoranti in materia, ecco. Ma tutto quello che tu hai detto messo insieme, e poi oltretutto unito al fatto che, devi credermi, anche nelle università economiche, i mercati finanziari, il reale andamento dei mercati finanziari viene lasciato a un livello molto marginale e in realtà viene trattato soltanto dal punto di vista delle teorie molto molto classiche, no? E quindi manca completamente quello che è l'approccio alla realtà dei mercati, alla realtà della gestione del portafoglio, alla realtà di cosa bisogna fare con i propri soldi. La gente magari è brava a guadagnare soldi, ma poi ne perde, ne lascia un bel pezzo per strada con i propri investimenti. Adesso che parlavamo, ecco, di approccio psicologico o di rischio, la butto lì così, adesso ho visto, c'è adesso un po' il pericolo obbligazioni in rublo, obbligazioni in real, perché hanno questi tassi stratosferici rispetto a noi e la gente probabilmente si approccia magari nel modo non più corretto, visto che vede quel numero lì, 9,5, 8,5, mi sembra che, ecco. È una bella domanda. Allora, da un lato, secondo me in questo momento sul mercato comincia a esserci un po' di compiacenza, nel senso che la gente vede che i mercati salgono,
sente oggi la Fiat sale del 7 e dice ma perché io devo star fuori? Quindi questo tipo di meccanismo un po' perverso comincia a esserci, e ovviamente c'è anche sulla parte delle obbligazioni, quindi sul discorso del rublo, del real brasiliano, eccetera eccetera. Io penso sempre che bisogna spiegare che queste cose possono anche andare bene, ma devono essere limitate a porzioni del portafoglio che non incidono sul totale generale. Assolutamente, quindi la percentuale la percentuale che io metto deve essere limitata, perché forse il discorso, ecco, facevamo settimana scorsa, se io vado a 150 all'ora con la macchina e faccio una curva, se riesco a finire la curva sono stato bravo, ma il mio rischio, sono stato molto fortunato più che bravo, quindi in questo caso se metto troppo su delle cose, è vero che è interessante avere certi ritorni, ma diventa veramente un boomerang. Diciamo che la prima curva la puoi anche passare, alla seconda però ti vai a schiantare, cioè, quindi il problema è questo, che bisogna avere un modus operandi, cioè una maniera proprio di scegliere gli strumenti, di posizionarli all'interno del portafoglio, che non deve essere casuale o dettata, come dicevi tu, dall'amico al bar che ti dice la cosa. Deve essere un qualche cosa che fa parte del nostro know-how di investitori. Piccoli investitori, finché si vuole, ma consapevoli. Secondo me questa è la distinzione di base. Sì, probabilmente, ecco, adesso riflettendo sulle tue parole, cioè, è giusto che ognuno faccia il suo mestiere, per cui se io sono bravo a fare il calzolaio, è giusto che faccio il calzolaio, e chi è bravo a gestire il denaro, è giusto che gestisca il denaro. Probabilmente, ecco, ascoltando le tue parole, o ascoltando, ecco, anche le parole magari di altri ospiti radiofonici, la sensazione che si ha è che non vi ponete troppo l'obiettivo di cosa farà il mercato, ma avete una strategia che comunque vi fa essere sereni nell'affrontare quello che si presenta. Non mi pongo il problema di cosa fa o non fa. Sono sereno perché in base agli strumenti, che ognuno ha i suoi, perché ognuno di voi ha i suoi, però con quegli strumenti vi siete, direi, quasi azzerato la componente psicologica di ansia, e dite ok, in base a quello che succede, con gli strumenti che ho, o vado da una parte o vado dall'altra e vado avanti a gestire il mio portafoglio. Probabilmente, ecco, che è un fare solamente per chi chiaramente è professionista, è un po' il motivo per cui, ecco, invitiamo persone di un certo tipo in radio che danno certi messaggi, ecco. E questo io forse. Ti ringrazio per le tue parole in generale, ti ringrazio anche perché tocchi sempre dei punti molto interessanti. Guarda, io ormai frequento i mercati in maniera molto intensa da 30 anni e ti posso assicurare che se c'è un approccio sbagliato sui mercati, ma uno che veramente è l'approccio più sbagliato di tutti, è quello di cercare di prevederli. Sì. Anche perché altrimenti uno lavora una settimana e poi ha finito di lavorare, sbaglio? Cioè vanno un po' salterebbero le giuste allocazioni tra un mercato e l'altro. Se so cosa fa un mercato, ok, tutto su quel mercato, una settimana chiudo tutto, prendo la barchetta e vado con la moglie a fare vela, no? Ma esattamente, io ti dico soltanto che i grossi clienti, cioè le persone che hanno delle grandi cifre e che conoscono molto bene il valore del denaro, quando ottengono dei rendimenti annui, non parlo di adesso, ma parlo anche di quando i rendimenti erano più alti di adesso, superiori al 5%, sono contenti. Sono contenti. Siamo magari, e io mi metto dentro, siamo noi che siamo ossessionati dalla anacotacciaio e quindi cerchiamo di diventare ricchi molto in fretta, no? E quindi ci attraggono tutte quelle pubblicità che vediamo. Direi che poi riprenderemo un giorno, forse faremo anche, spiegheremo un po' forse anche l'interesse composto e che valore ha riuscire a fare anche poche percentuali di portafoglio costanti per tanti anni. Lanciamo un messaggio ai giovani, adesso è vero che la disponibilità economica dei giovani sono molto basse, ma molte volte anche iniziare con i 50-100 euro, iniziare ad accumulare, anche se il ritorno è minimo, ma se gli anni sono lunghi poi alla fine forse abbiamo veramente accumulato molto di più che non gli sporadici magari 20-30% su una cifra che dopo l'anno dopo ne ho perso il 40%, ecco.
lo affronteremo. Hai assolutamente ragione, l'interesse composto è una arma impropria di grandissima potenza e che non fa rischiare nulla. Assolutamente. Io ringrazio allora come sempre per la chiarezza e la velocità, ecco, di chiamiamola chiacchierata in senso buono, ecco, con Francesco Caruso. Sicuramente lo riavremo ai nostri microfoni e lascio un puntino in puntini, magari anche non solo ai microfoni, non so, la butto lì così, dai. Per me sarà un grande piacere, io vi ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori. Ciao, grazie, un abbraccio Francesco Caruso, grazie. Grazie anche a voi. 10:26 nella mattinata di oggi. Allora, Mr. Trend, veramente tanta carne al fuoco con Francesco Caruso, che insomma ci ha fatto capire come bisogna stare al passo con i tempi, anche con l'investimento, per cercare sempre di salvaguardarci, perché alla fine poi è questo lo scopo, no? Sì, ma probabilmente adesso stavo riflettendo con anche le parole che diceva Francesco prima. Il senso è veramente di riuscire ad affidarsi a persone che in effetti sanno fare, sanno gestire i risparmi. Ci sono adesso delle figure che magari mancavano negli anni passati, erano tanto di nicchia, ci sono figure di persone che fanno servizi online, adesso chiamiamoli come volete, di supporto veramente al risparmiatore. È chiaro che poi, il solito discorso ho già detto altre volte, sono persone ovviamente scusate, che si fanno pagare, perché se mi iscrivo a un servizio di, così, di reportistica, hanno dei costi, ma potremmo fare la maggior parte di quelli che sono, ecco, i nostri interlocutori radiofonici, però viene da dire che è quasi una scelta obbligata. Cioè, io nel senso ho visto, dico lui, ma potrebbe essere quello poi di tante altre persone, ecco, quindi. Però ho visto anche i report, adesso io ultimamente ho visto i report di Caruso, c'è una quantità di informazioni, una quantità di dati che gestisce, che io non, cioè, il normale non potrebbe farlo. Ma proprio per, faccio un passaggio proprio semplice, anche solo per un problema di tempo. Ma certo. Cioè, ma nel momento certo, in cui lavoro 8 ore, esatto, per un'altra cosa, sinceramente poi di impiegare forse 10 ore, perché lui ci impiega forse 10 ore al giorno, non ce la facciamo, per cui probabilmente, ecco, l'affidarsi a persone che fanno quello veramente di mestiere e hanno un approccio veramente direi diverso, ma diverso nel senso, lo dicono un po' tutti, nessuno ti dice, ma ci fanno delle analisi, ma con la convinzione che mai tra 2 giorni la cambiano. Ma non è perché uno è un barlafuso che dice le cose per il gusto di dirle, è che in questo momento la mia analisi è assolutamente quello che sto dicendo. Non so, perché in effetti ci sono troppe variabili sui mercati, quindi non so cosa succede fra un po', e in quel caso ho degli strumenti che mi permettono di cambiare idea. Cioè, quello che forse manca al risparmiatore normale è la quantità o il tipo di strumenti che gli permettono di cambiare idea. Cioè, non sa quando deve cambiare idea, che se noi in effetti andiamo a chiedere per strada alla gente, hai comprato, non so, un'azione piuttosto che un indice di una borsa, ok, e quando andrai a venderlo? Uno cosa dice? Quando ha fatto il 10? Boh. Quando ha fatto il 20? Boh, non lo so, lo tengo lì finché perdo? Manca forse questo. Sì. Chi opera sui mercati magari non ha la percentuale, non è che dice quando fa il 27 esco, ma ha un sistema di calcoli che ognuno ha il suo per dire ok, arrivato a quel livello o quando si verificano certe situazioni esco dal titolo, esco dal mercato. E questo gli permette di non avere, ecco, quell'ansia da adesso sono dentro, adesso quando spero, esco. Ma, perché poi ecco, veramente vivo di speranza. Una domanda, sì, da piccolo risparmiatore, tutti possono accedere a questo tipo di servizi o bisogna avere un cifrone a disposizione? No, adesso io non ho poi i dettagli specifici, ma ci sono servizi che non hanno costi inavvicinabili. Nel momento in cui poi magari faccio altri servizi che comunque pago delle commissioni non direttamente, ma che mi vengono tolte dalla cifra che ho investito, e qui probabilmente non ti vengono tolte dalla cifra in cui investi, le paghi in abbonamento a qualcun altro, ma anche perché poi dipende, perché se sono un piccolo risparmiatore sicuramente avrò bisogno di essere seguito magari in un modo forse meno approfondito o con
un capitale che hanno bisogno forse di meno allocazioni, perché è chiaro che se ho una cifra di 5.000-10.000 euro non posso prendere 27 mercati come concetto, certo. Non ce la faccio. È chiaro che se uno ha milioni di euro probabilmente ha bisogno di altro, e quindi sono avvicinabili anche dai piccoli. È forse una strada, viene da dire, quasi obbligata. Ormai è una strada, è una strada obbligata, perché si sente troppa gente che si è fatta male, insomma. Sì. Cioè, troppa in fondo... gente si è fatta male, e il farsi male vuol dire poi riallontanarsi ancora di più. Sì, assolutamente. Cioè, il problema sì. era che hanno fatto forse il passaggio giusto. Sto cercando di avvicinarmi a mercati diversi, mi avvicino, quindi faccio la cosa giusta nel modo sbagliato. Sì. Quindi ho l'approccio sbagliato, sì. E poi a questo punto, la prossima volta, mi spavento e faccio ancora 10 passi indietro. Esatto. Cioè, ne ho fatti 2 in avanti e ne faccio 10 indietro, sono a meno 8. E questo è peccato. Ma per il discorso di prima, si fa fatica a guadagnare soldi, ci sono magari momenti o situazioni in cui magari abbiamo qualche denaro in più e poi andiamo a magnarcelo proprio così. Piuttosto andiamo, ecco, in villeggiatura. Sì, andiamo in ristorante, andiamo in villeggiatura. Allora lì mi sono tolto una soddisfazione. Allora certo. So che lì ho speso per un benessere mio. Certo. Non è che ho lasciato soldi lì perché... E prima, quando io dicevo, ecco, il portafoglio che lui aveva, non so, il 40% di cash, è un modo per equilibrare un po' la performance, cioè per non dargli grosse oscillazioni. Certo. In modo tale che pian pianino... tendo ad avere una retta quasi dritta, lineare per poter incrementare il mio capitale. Chiaro che poi la notizia, ho fatto l'80% fa gola. Il problema è che siccome diventa difficilissimo, se non quasi impossibile, mantenerlo, meglio il 5% tutti gli anni per 40 anni. Giusto, sono d'accordo su questo. Insomma, è uno dei capisaldi del provare a risparmiare qualcosina. Siamo purtroppo alle battute finali, purtroppo, perché davvero ogni puntata è veramente più interessante di quella precedente. Siamo veramente in siamo trend... Siamo sulla strada buona, allora. In trend positivo. Allora, Mr. Trend, grazie anche per questo spazio. Ah, tra l'altro, apro e chiudo una parentesi. Active Trades, che noi conosciamo bene, sta facendo pubblicità su canale Le 5. Ecco, ci tocca comprare canale 5 allora. L'ho vista una mattina. È di un semplice. Sai quando ti suona il campanello in testa mentre stai facendo altro? Ho sentito Active Trades, mi sono girato e ho detto: ma questi li conosco. Salutiamo il nostro grande Carlo Alberto. Esatto, Carlo Alberto De Casa. Grazie mille, Mr. Trend. Grazie, Simona, e buona settimana a tutti. Ferro azzurro ama Anacot Acciaio. Anacot Acciaio. 10.000 Anacot a 46. E fammi sapere come aprono le opzioni. A quanto le Anacot Acciaio? 5 3 quarti 6. 2.000 su. E le vendo 2.000. 2.000 Anacot. Mister Trend. Consigli di economia e finanza per tutte le tasche. Su RTP. Prima lezione in affari. Non essere emotivo per la borsa. Ti annebbia il giudizio. Anacot Acciaio, che è chiuso a 51 e un ottavo.